L'Albino Leffe gioca, l'Albino Leffe crea occasioni, l'Albino Leffe centra due traverse, sbaglia diverse occasioni, ma poi per il classico contropiede perde per 1-0 in casa con lo Provercelli. Domenica l'Albino Leffe Stadium arrivava infatti la formazione piemontese allenata da Dossena, squadra che fuori casa qualche lacuna l'aveva perché in casa è ancora imbattuta e ha totalizzato tanti punti, però fuori casa era soltanto a una vittoria in questo campionato. Però ricordiamo che questa Provercelli nella classifica detiene il quarto posto dietro le tre corazzate. È una squadra questa, quella seriana, che non riesce a trovare la sua continuità, sì, una posizione di classifica attualmente ancora abbastanza tranquilla con tante formazioni dietro, ma soprattutto sono tante quelle davanti, ma alterna risultati, due sconfitte consecutive, poi la vittoria di Trento che aveva ridato di nuovo morale, anche con una bella prestazione, poi oggi c'è solo la prestazione da commentare, ma non sicuramente il risultato. Sarebbe bello vedere la formazione di Lopez in una posizione sicuramente più alta di classifica, giocarsi le sue chance in questo torneo per capire dove può arrivare questa formazione. Da sottolineare comunque, questo non è uno scusante, che nella formazione mancano 5-6 giocatori importanti, titolarissimi, per il infortunio la squadra deve scendere in campo con tanti giovani del suo settore giovanile e di fronte a questo campionato di Serie C non ne sfigurano di certo. Le traverse per Albino Leffe sono colpite da Zanini nel primo tempo e Zuma praticamente a porta libera nella ripresa, mentre il gol è incassato su un contropiede dopo una punizione a favore, gol firmato per la Provercelli da Maggio. Ora il prossimo turno sarà sabato pomeriggio alle ore 14 nella trasferta contro il Renate, formazione anche lei piuttosto nel crisi di risultati, e speriamo che la Albino Leffe colga ancora quel successo per rimetterla in una classifica più centrale. Chiudiamo con i tabellini. Lopez ha schierato come titolari Marietta, Borghini, Marchetti, Milesi, Gusu, Zanini, Agostinelli, Munari, Piccoli, Muzio e Zomà. Entrati nella panchina nel secondo tempo sono stati Gatti, Longo, Poletti e Arrighini. La partita è stata diretta dal signor Pacella di Roma. Nella 16ª giornata del campionato di Serie C, girone A, finisce 1-0 per i padroni casa della Pro Patria contro l'Atalanta Under 23. Si è giocato al Carlo Speroni di Busto Arsizio ed è la seconda sconfitta consecutiva per la formazione nata da Modesto. È stata una partita piuttosto equilibrata, anzi se vogliamo giocata dall'Atalanta che di solito scende in campo e cerca a memoria di fare il suo gioco. La Pro Patria, che non è una grande posizione classifica, ha fatto quello che ha potuto, ha cercato di controllare gli atalantini, è stata anche fortunata la formazione di Busto Arsizio perché l'Atalanta ha colpito due volte i legni della porta, però è stata brava anche a trovare il gol alla mezz'ora circa di gioco su un calcio d'angolo e portare a casa una vittoria importante per la squadra della Pro Patria che la mette in posizione di classifica attualmente fuori dai play-out. Per quanto riguarda l'Atalanta invece abbiamo detto è la seconda sconfitta consecutiva, non è un campanello d'allarme, certo dalla trasferta di Busto dopo la sconfitta interna col Padova tutti si aspettavano un risultato positivo se non addirittura la vittoria, invece bisogna portare a casa ancora questo 1-0, ancora una volta senza trovare la via dal gol, ancora una volta subire gol su calcio piazzato. Prosegue ancora la crescita dei giovani atalantini, certo ora Modesto dovrà lavorare soprattutto sul piano psicologico a non lasciare scendere di certezze la formazione dell'Atalanta, altrimenti si rischia di essere invischiati in una classifica che sino a poco tempo fa sembrava non appartenere più alla formazione neroazzurra. E andiamo a vedere il tabellino della partita, o meglio come è scesa in campo l'Atalanta con i suoi 11 titolari, sono stati Vismara, Palestra, Del Lungo, Javois, Capone, Varnier, Di Serio, Ceresoli, Corti, Novisa, Awa e Malamo. Sono entrati dalla panchina Italenghe, De Nipoti, Cissé e Sibide. La partita è stata diretta dal signor Burlando di Genova, coadiuvato dai guardalinee Pignatelli di Viareggio e Gennusio di Caltanissetta.